Ma abbiamo dimostrato in questi 5 anni che sappiamo riscattare Napoli anche senza il sostegno degli altri, perché voglio ritornare a quello che diciamo prima, questo è frutto di un lavoro con poche risorse economiche. In questi tempi stiamo anche recuperando da un punto di vista delle risorse, perché il patto per Napoli e anche il pressing che stiamo mettendo in campo con la Regione Campania, con la quale al di là delle, come dire, delle divergenze politiche noi vogliamo cooperare ai massimi livelli. Ci auguriamo però che questo accada nel rispetto della città. Vedo che oggi è stato nominato finalmente il presidente dell'autorità portuale. Bene, dopo 5 anni di commissariamento, di fondi europei che si sono persi, di gestione meramente ordinaria, speriamo che questa persona, diciamo, il presidente spirito dell'autorità portuale, porti, diciamo, tanta concretezza e tanta materialità al porto di Napoli, che ha bisogno di essere rilanciato nel rispetto delle competenze di ognuno di noi. Noi non faremo mancare il nostro apporto anche nel porto. C'è anche un nuovo presidente al Teatro Festival, diciamo. C'è, è un periodo di nomina, sì. Sì, no, vabbè, ma non, ripeto, io sono innanzitutto soddisfatto quando si esce fuori dalle gestioni commissariali. Quindi che il governo abbia nominato un presidente dell'autorità portuale, che io non conosco e quindi non faccio nessuna valutazione sulla persona, giudicherò come sempre dai fatti. Noi daremo il massimo di collaborazione possibile. Laddove si superano le gestioni commissariali è comunque una buona notizia. Questo è un dato oggettivo, quindi se andiamo in questa direzione anche per le prossime settimane, i prossimi mesi, sarà positivo. L'accordo trovato ieri in azienda Napoli Servizi per l'assunzione Sì. dei dipendenti di Napoli Sociale, però al contempo la Napoli Servizi continua a esternalizzare i servizi. Esternalizzerà un bando da 17 milioni per la manutenzione degli alloggi. Non si rischia di perdere un po' la mission dell'azienda se si No. continua a esternalizzare? La nostra linea è molto chiara, la linea politica dell'amministrazione è questa, quella di non esternalizzare i servizi costituzionalmente rilevanti, di non mettere sul mercato e non privatizzare le aziende pubbliche. Siamo l'unica città che ha fatto questo. Vogliamo lavorare bene, questo è stato anche il frutto di un incontro che ho avuto qualche settimana fa con i sindacati e con i lavoratori, affinché le aziende possano funzionare al meglio, quindi come dire, fare una sorta di patto all'interno di tutte le aziende partecipate del Comune di Napoli affinché amministrazione comunale, chi ha ruoli di management, di governance, lavoratori, lavoratrici e sindacati si decide tutti quanti insieme, ognuno nelle sue responsabilità, come utilizzare al meglio le risorse. Perché dall'amministrazione che garantisce i servizi pubblici, i servizi costituzionali, che non privatizza, che fa l'acqua pubblica e che non licenzia, nel secondo mandato dobbiamo passare all'amministrazione che innalza la qualità dei servizi. Allora noi tutto questo lo dobbiamo fare con il personale che abbiamo, sbloccando il turnover, che Renzi ha detto non vuole sbloccare per i comuni, ma noi lavoreremo per eliminare il Job Act nelle nostre aziende partecipate ed anche per assumere, laddove non riusciamo, dopo tutto questo che si è fatto, per singoli aspetti, quindi non per macro temi, d'intesa tutti quanti insieme si potrà per un periodo temporaneo, al fine di garantire dei servizi, anche fare delle gare ad evidenza pubblica. Ma diciamo, detto sinteticamente, il processo delle priorità e il metodo con cui lavoreremo è questo qua. Quindi su questo stiamo lavorando, questo riguarda Napoli Servizi, questo riguarda SIA, questo riguarda tutte le società partecipate della nostra città. Stiamo in questi giorni chiudendo questo percorso che ci vedrà impegnato fino a Natale, perché noi vogliamo lanciare un grande progetto per l'innalzamento dei servizi, cioè noi non possiamo più migliorare il livello di qualità se non si mettono in campo delle azioni strutturali. Quindi questa è l'operazione che cercheremo di mettere in campo, creando anche un clima di maggiore serenità all'interno di alcune aziende, e questo è un appello che faccio non solo ai lavoratori, chiaramente ai sindacati, ma faccio anche agli amministratori unici, ai CDA. Bisogna avere capacità di dialogo, capacità di ascolto, bisogna avere comprensione, bisogna avere dialogo. Quello che abbiamo fatto tra Napoli Sociale e Napoli Servizi è un fatto incredibile, che va a merito di questa amministrazione. È evidente che ci saranno dei momenti di fibrillazione, di difficoltà, perché c'è bisogno di un'integrazione di quasi 400, no, di un 300 lavoratori che vanno in Napoli Servizi, più quelli che stanno là dentro, altri sono andati in Asia. Siamo una grande famiglia. Questo
Quindi adesso bisogna guardarsi negli occhi, lavorare bene, con concretezza, e noi non cambieremo politica, quindi non ci sarà uno sbilanciamento verso l'esternalizzazione.